Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo insieme come realizzare questo grazioso porta fazzoletti, dove vedete che io all'interno ho inserito una scatola e poi dal foro qui centrale del coperchio si possono estrarre appunto i fazzoletti, quindi una graziosa scatola, un'idea regalo da poter tenere anche in bella vista in casa e si possa realizzare ovviamente di vari colori e appunto questo è il risultato. Ho utilizzato due basi di legno, quindi una qui in cima traforata appunto che lascia lo spazio per uscire i fazzoletti e una qui da sotto per la base, ok? Poi l'ho chiusa qui con un bottoncino a forma di cuore e questo è il risultato finale. Il coperchio qui dietro è attaccato, vedete, ve lo faccio vedere aperto in questo modo, ok? Spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e se desiderate altri progetti di questo tipo anche scrivetemi la vostra preferenza appunto. Grazie, vi lascio al tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa scatola è innanzitutto una base di legno rettangolare con il sopra che oltre a essere intagliato in questo modo è anche forato, proprio perché ci permette poi di realizzare la nostra scatola fazzoletti, che se io l'appoggio qui vedete il mio cerchio va a combaciare esattamente con l'apertura poi della scatola da dove estrarrò poi i fazzoletti. Quindi mi serve questo, diciamo, kit. E poi vado a lavorare il tutto con del cordino Swan. Io utilizzo questo che è un avanzo da una borsa che avevo realizzato un po' di tempo fa, che avevo qui in casa e che è più che sufficiente per realizzare questa scatola, quindi vado a utilizzare il cordino Swan e vado a lavorare il tutto con un uncinetto numero 4. Vi ricordo che tutto il materiale, compresi questi fondi intagliati, li potete acquistare qui sul sito www.merceriamare.it. Allora, per prima cosa prendo la mia base, l'uncinetto con il cappio e vado a inserirmi nel primo foro qui dopo l'angolo, nella parte in alto. Mi inserisco con l'uncinetto nel foro, estraggo il filo e vado a lavorare la prima maglia bassa, in questo modo. Dopodiché rientro nel foro e lavoro una seconda maglia bassa. Così. Mi sposto nel foro successivo e di nuovo vado a lavorare due maglie basse, una e uno due. Ancora mi sposto nel foro a fianco e lavoriamo una maglia e un'altra maglia. E vedete che andiamo a fare due maglie basse per ogni foro della nostra base. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare qui sull'angolo. Allora, una volta arrivati qui sull'angolo, vedete nel foro dell'angolo, vado a lavorare questa volta 4 maglie basse, quindi tutte puntando sempre in questo foro. Una, due, tre e quattro. In questo modo. Dopodiché mi sposto di nuovo nel foro a fianco e vado a lavorare di nuovo due maglie basse, riprendo a lavorare due maglie per ogni foro. Quindi qui lavoro due, nel foro a fianco di nuovo ne lavoro due e proseguo a lavorare tutte e due maglie fin dove arriveremo di nuovo qui nel foro, diciamo, dell'angolo, e qui ne faremo 4, tutte e due nel foro dell'angolo di nuovo 4, tutte e due nell'ultimo di nuovo 4 maglie basse, ok? Quindi proseguiamo così per tutto il giro. Una volta arrivati al termine del giro vado a inserirmi nel punto iniziale e faccio una maglia bassissima per chiudere il giro, quindi vedete mi inserisco qui, faccio una maglia bassissima e ho chiuso il mio giro. A questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Adesso dobbiamo andare a lavorare un giro intero di maglia alta, quindi senza più fare gli aumenti. Facciamo altre due catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta, dopodiché vado a inserirmi con l'uncinetto in tutte le maglie, diciamo, del giro precedente e vado a lavorare una maglia alta per ogni punto. Quindi una
due. Vedete? In questo modo quindi proseguo a lavorare tutto questo giro senza aumenti, quindi lavorando solo i punti così come si presentano a maglia alta. Allora, una volta terminato questo primo giro, adesso ci troviamo qui dove c'è, diciamo, da fare il passaggio al giro successivo. Allora, dal prossimo giro in poi andremo a lavorare alternati un punto maglia in costa davanti e un punto a maglia alta in costa dietro. Quindi partiamo con la maglia in costa davanti, quindi vedete che entro direttamente nel punto così, ho caricato il filo e entro in questo modo. Carico di nuovo il filo, esco e lavoro la mia maglia alta normalmente. In questo modo. Dopodiché vado a lavorare invece la maglia in costa dietro, quindi così. E vedete che ne ho una davanti e una dietro. Adesso vado di nuovo a fare quella in costa davanti. E adesso un'altra in costa dietro. Di nuovo una davanti. E una dietro. E in questo modo, alternando questi due punti, dobbiamo andare a lavorare tutto il giro e tutti i giri successivi, dove per giri successivi dobbiamo andare a ripetere esattamente i punti come li troviamo, ovvero dove avremo le maglie alte in costa davanti andremo di nuovo a farle in costa davanti, dove abbiamo quelle in costa dietro di nuovo andiamo a farle in costa dietro, in modo che la lavorazione ci risulti come fossero delle righe, ovvero tutte piccole costine, una in rilievo e una un po' meno. Quindi alterniamo sempre questi due punti e proseguiamo la nostra lavorazione fino ad aver ottenuto l'altezza desiderata, che nel nostro caso è pari all'altezza della nostra scatola di fazzoletti. Quindi se la appoggiamo qui dobbiamo fare l'altezza della scatola, ok, arrivare più o meno a livello, un pochettino più alta, ma non esagerato, perché sennò dopo non riusciamo più a pescare i fazzoletti. Ok, quindi proseguiamo in questo modo alternando questi due punti. Allora, guardate, ho realizzato la scatola, quindi in totale ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri di questi punti alternati in costa davanti e dietro. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, ho già inserito anche all'interno la scatola di fazzoletti, che è perfettamente di misura. Quindi, una volta realizzato appunto l'altezza della nostra scatola di fazzoletti, a questo punto andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. Ne facciamo ancora una per cercare di eliminare lo scalino, diciamo, di chiusura, in questo modo. Dopodiché andiamo a tagliare il filo perché abbiamo terminato la nostra scatolina. Adesso non ci resta che andare a montare il coperchio, che adesso vediamo come appunto si fa. Per montare il coperchio della nostra scatola sono andata a fare un cappio. Adesso con l'uncinetto andiamo a inserirci nell'angolo in alto a destra del nostro inserto, aggancio il cappio, lo estraggo in questo modo, dopodiché mi inserisco nel punto a fianco, aggancio il filo, così, e vado a fare una maglia bassissima. Quindi questo è il primo giro del nostro coperchio, andremo a lavorarlo appunto catenella,
Quindi vedete che estraggo il filo e mi aggancio in questo modo, passo nel foro a fianco, di nuovo estraggo il filo e mi aggancio in questo modo. Procedo così per tutto il giro. Allora, una volta arrivati qui, quasi diciamo al termine del giro, ci manca solo più un punto, tagliamo il filo, lo facciamo uscire e andiamo a inserirlo all'interno di un ago di raffettuccia. Voilà, con l'uncinetto andiamo a puntarci al centro del primo punto. Quindi in questo modo e tiriamo, dopodiché saliamo e andiamo a puntarci all'interno del foro dall'altra parte del nostro punto in mezzo e voilà, andiamo qui sul retro e andiamo a legare in questo modo. Voilà, adesso riprendiamo il nostro filo andiamo a inserirci sempre qui nel primo foro e andiamo a lavorare una maglia bassa. Ne facciamo un'altra sempre puntando nello stesso foro. Voilà, stessa cosa, passiamo al foro successivo e di nuovo andiamo a lavorare due maglie basse. Proseguiamo a lavorare due maglie basse per tutti i fori solo di questo lato. Una volta arrivati sull'angolo andiamo a fare altre due maglie nello stesso foro, 1 e 1 2, in modo da fare l'angolo arrotondato. Dopodiché riprendiamo a lavorare due maglie basse nei fori successivi. Fino ad arrivare di nuovo qua nell'angolo dove ne faremo 4, di nuovo tutti i due punti, qui ne faremo di nuovo 4 per concludere con tutti i due punti. Ok? Bordiamo tutto il nostro coperchio. Una volta realizzato il giro completo attorno al coperchio, come ultima cosa dobbiamo andare a fissare questo lato alla base della nostra scatola, quindi andiamo a posizionarlo in modo che i due lati corrispondano perfettamente, dopodiché la giro in questo modo così si vede meglio. Andiamo a inserirci nell'asolina più esterna della maglia del nostro coperchio e di nuovo nell'asolina più esterna della nostra scatola. Dopodiché andiamo a prendere il filo e chiudiamo il tutto facendo una maglia bassissima. Ripetiamo il procedimento per il punto a fianco, quindi di nuovo mi inserisco nella costina più esterna, stessa cosa, mi inserisco qui nella mia scatola, prendo il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Proseguo in questo modo per tutte le maglie di questo lato fino ad aver unito assieme le due parti su tutta la lunghezza.
Allora, guardate, ho attaccato qua il coperchio, quindi si aprirà in questo modo. Poi, come potete vedere, qui sono andata a fissare un bottoncino a forma di cuoricino e adesso qui andremo ancora a fare un'asola per tenere chiusa la nostra scatolina. Quindi con un uncinetto vado a puntare più o meno qui dove ho il mio cuoricino, mi inserisco dunque all'interno di questo punto, vado a fare una maglia bassissima per unirmi. Voilà. E adesso vado a fare una serie di catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Ne ho fatte 15, sono già troppe, ne farei 10 solo, quindi ne dispo 5, 1, 2, 3, 4 e 5, ok, così sono 10. Ed è più che sufficiente, quindi vado ad agganciarmi qui e faccio una maglia bassissima di nuovo per unirmi. In questo modo, ed ecco che abbiamo realizzato anche il gancetto con cui andremo a chiudere la nostra scatola. Voilà, vedete, in questo modo adesso possiamo tagliare il filo e poi andiamo a nascondere. Le eccedenze, ma appunto questo è il risultato. E abbiamo terminato anche la nostra scatola porta fazzoletti. Allora, guardate, ho terminato, ho attaccato il bottoncino, ho fatto la solina per chiudere il tutto e questo è il risultato finale. Sono soddisfatta di come è venuto, è un portafazzoletti davvero molto carino, spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto se provate a realizzarlo aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le mie uncinettine. Un bacione, ciao!